Buonasera, benvenuti alla nona serata del prodotto topico. Questa sera siamo a Palmoli. Chiamo il sindaco Roberta Marulli, che è stata gentilissima e squisita, con cui abbiamo preparato questa serata che già dai presenti si vede riuscita. E, le procedure sono quelle solite che oramai abbiamo imparato a conoscere, cioè ci saranno in gara due piatti, in questo caso polpa di ventricina arrosto e spezzatino d'agnello, che saranno presentati da due distinte persone. Dopodiché ci saranno due persone del pubblico che parleranno a favore dell'uno o dell'altro piatto dopo averle assaggiate, dopodiché quindi alla fine. Poi vi daremo a breve dei biglietti timbrati dall'associazione dietro i quali voterete il piatto, dovrà essere votato il piatto che più si è gradito. Quindi faremo lo sfoglio e il sindaco alla fine farà la proclamazione. Però non dimentichiamoci che oggi è 8 marzo, festa della donna, quindi auguri a tutte le donne, anzi direi un applauso da fare alle donne. E come tutte le serate topiche, diciamo che aggiungiamo proprio all'evento in sé conviviale culinario il discorso del sindaco, chiaramente, in questo caso qualcosa sulla giornata, sulla festa di oggi, ed anche un piccolo consiglio per le imprenditrici agricole, ho capito bene. Perfetto, allora io dico che possiamo subito dare la parola al sindaco e poi alla signora che dirà qualcosa e successivamente entreranno i piatti. Vabbè. Grazie, io vorrei dare intanto il benvenuto a tutti voi, ringraziarvi veramente di cuore per la partecipazione. Un grazie particolare va all'Agriturismo Montefreddo che questa sera ci ospita, che ha voluto aderire a questa iniziativa con una disponibilità che veramente gli fa onore e di cui veramente li ringraziamo di cuore. Si sono resi disponibili in tutto e per tutto. Grazie anche all'Associazione Proloco che ha partecipato con la presentazione del piatto con le polpe di ventricina alla griglia, è un piatto che ha reso famosa la nostra Proloco in tutto Abruzzo e anche in parte del Molise, perché tutti gli anni, il 9 e il 10 agosto, la nostra Proloco organizza una sagra dove appunto presenta questo piatto e che ormai è giunta alla 10ª edizione, quest'anno si svolgerà l'11ª edizione. E un benvenuto a tutti gli amministratori, ai sindaci dei paesi limitrofi che sono presenti questa sera, li ringrazio veramente per la loro partecipazione. Ma un grazie di cuore va a Orazio Di Stefano, alla sua organizzazione che ci ha voluto inserire all'interno di questa iniziativa che ha coinvolto 37 comuni, mi pare, di tutta la Vallata del Trigno. E qualche settimana fa Orazio mi ha detto vorrei fare questa elezione del prodotto topico a Palmoli l'8 marzo, perché tu sei un sindaco donna e la festa della donna lo vorrei fare l'8 marzo. E ha dimostrato in questo modo veramente Orazio una veramente grande gentilezza e un segno di rispetto nei confronti, una grande sensibilità e un segno di rispetto sia nei confronti, nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutte le donne presenti qua questa sera, a cui vanno veramente i miei sentiti auguri. Io non sono una femminista estremista, quindi non ci tengo particolarmente a questa giornata, però oggi forse è veramente il caso di fare un momento di riflessione su questa famosa uguaglianza fra l'uomo e la donna di cui ha parlato anche il nostro presidente Napolitano oggi, e quindi io mi associo sinceramente alla sua di riflessione. Io credo che veramente siamo ben lontani dall'uguaglianza fra l'uomo e la donna. Orazio mi ha chiesto di parlare della mia esperienza soprattutto come amministratrice, insomma donna. Ebbene, io anche se credo molto nell'emancipazione femminile, credo che ci sia ancora veramente molto, molto da fare, che non sia stata ancora superata la differenza fra i due sessi, e al di là degli episodi di violenza sulle donne che ritengo assolutamente indegni di un paese civile, però anche a livello proprio della società civile il sessismo è un virus veramente difficile da debellare, insomma. E non dobbiamo andare molto lontano, basti ricordare per esempio a quello che è successo
con la Boldrini, insomma tutte le cattiverie che hanno scritto sul web, e sembra che proprio solo perché una donna sia in qualche maniera ricopra dei ruoli istituzionali importanti debba per forza, cioè tutti si debbano sentire in obbligo e in dovere di poterne parlare male, oppure quello che è successo con l'elezione del ministro Badia, insomma, dove lei pur avendo un ottimo curriculum, infatti sembra che sia stata eletta solo perché aveva avuto un fidanzato importante. Questo probabilmente con un maschio non sarebbe mai successo, insomma. Così come pure quello che sta succedendo con la legge elettorale, con la discussione sulla legge elettorale, dove è vero che è necessario avere uno stesso numero di candidati donne e maschi, però è anche vero che si deve dare ad entrambi la possibilità di essere eletti, e molto spesso invece le candidature femminili sono sempre delle candidature di servizio, insomma, quindi è un po' difficile. Dicevo, Orazio mi ha chiesto di parlare dell'esperienza amministrativa di una donna. Io credo che una donna a livello amministrativo comunque in un'amministrazione dia comunque un valore aggiunto, perché al di là, insomma, del lavoro quotidiano che può fare, ha delle sensibilità diverse rispetto agli amministratori maschi, soprattutto nei confronti di quelle problematiche sociali, quindi nei confronti delle situazioni di disagio, nei confronti del bisogno degli anziani, dei bambini in difficoltà, delle persone in difficoltà, e soprattutto nei confronti, insomma, delle forme di associativismo cui di solito le donne si dedicano molto più volentieri, con più impegno, insomma. Certo, una donna rispetto ad un amministratore maschio, un uomo, insomma, probabilmente quasi sempre deve dividersi fra la famiglia e l'attività amministrativa, e tante volte anche fra il lavoro e l'attività amministrativa e la famiglia. Però io dalla mia esperienza vi dico che sono contenta di aver potuto dedicare in questi anni un pezzettino del mio tempo, un pezzettino del mio tempo libero, molte mie domeniche, un parte delle mie ferie, un pezzettino proprio di tutta la mia attività quotidiana, di averla potuta dedicare al mio paese, ai miei concittadini, ad ascoltare i miei concittadini, a cercare di risolvere i loro problemi e soprattutto a mantenere per loro in paese dei servizi, in modo che il nostro comune possa continui ad essere un paese vivibile, un paese sostenibile, insomma. Io vi ho detto il mio punto di vista rispetto all'esperienza di donna che si occupa della Res Pubblica, un posto personalmente quasi esclusivamente riservato ai maschi, però ho voluto invitare la squadra femminile, che è qui presente con una piccola rappresentanza, e probabilmente adesso le ragazze vi diranno qual è la loro esperienza nel fare, insomma, nello svolgere questo sport, il calcio, che è uno sport esclusivamente maschile, quindi perché hanno scelto di fare questo sport e soprattutto come si trovano in questo ambiente. E poi è qui presente una mia carissima amica, una rappresentante della CIA di Vasto, che vorrei ci parlasse un attimo delle nuove misure della PAC, della politica agricola comunitaria, che mi pare abbia proprio riservato delle azioni all'imprenditoria femminile, all'imprenditoria giovanile. Io credo che questa serata, questa iniziativa debba essere indirizzata proprio in questo senso, cioè nella promozione dei nostri prodotti agricoli, dei nostri prodotti tipici, ma soprattutto all'implementazione della produzione di questi prodotti, perché credo che oggi l'unica fonte di sviluppo per queste zone sia proprio lo sfruttamento delle sue risorse che abbiamo su questo territorio, i nostri prodotti agricoli, che devono essere dei prodotti di nicchia, tipici, ad esempio il pepe rosso, che potrebbe essere utilizzato per la produzione della ventricina, oppure le olive, la produzione di olive di olio autoctono, che deve avere comunque delle peculiarità diverse da quello che è l'olio di Vasto e di San Salvo, se vogliamo essere competitivi. Sono presenti qui nelle altre stanze questa sera dei potenziali candidati alle regionali. Io questa sera vorrei da loro un impegno, non una promessa, come ha detto Camillo l'altra sera, non una promessa, un impegno. Se verranno eletti, secondo me dovranno lavorare proprio in questo senso, cioè portare a livello regionale, all'attenzione della legislazione regionale, queste risorse del territorio
che devono assolutamente emergere per cercare di risollevare questa parte dell'Abruzzo, insomma, dalla situazione di disagio economico. Quindi io credo che vadano a questo punto proprio sfruttate queste potenzialità del territorio. E lascio un attimo la parola a Fiorenza Ricci, se velocemente ci può illustrare queste che sono le misure della nuova PAC. Buonasera a tutti, voglio fare gli auguri in particolare a tutte le donne che in questo giorno vengono ricordate, ma voglio dire che la festa della donna è 365 giorni l'anno e pertanto io che lavoro in una confederazione italiana agricoltori ho modo di vedere che il mondo agricolo è formato da tantissime donne che ogni giorno si impegnano come imprenditrici nel lavoro per dei campi, ma che riescono comunque ad essere donna, mamma e imprenditrice producendo un reddito per le famiglie. E con questo voglio dire che ci sono tantissime donne che attingendo ai vari piani di sviluppi rurali che sono in questi giorni si stanno preparando proprio perché ci sono dei fondi da attingere dove è importante che le donne partecipano alla vita attiva dell'agricoltura. Si dedicano non solo a produrli questi prodotti, ma soprattutto alla trasformazione. Penso alle marmellate, ai vari dolci che vengono fatti conoscere come peculiarità ognuno dei propri paesi e che poi vengono messi a disposizione nei mercati contadini. Penso alle tisane, al miele, che comunque le donne con amore e con tanta passione riescono a produrre e la cosa più importante è che riescono a produrre reddito per le proprie famiglie. Dagli ultimi dati pare che sono 328.000 imprenditrici che si dedicano al lavoro agricolo e questo per noi è un fiore all'occhiello. Ci auguriamo che sempre più giovani e giovani imprenditrici si accostino al lavoro agricolo. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta. Veramente buono. Salve.
Ancora assaggiate, l'odore? L'odore è buono, il sapore tra un attimo va bene. È ottimo. Noi in effetti questo è il vero spezzatino di pane. L'abbiamo trovato di ottima qualità. Perfetto. Il signore a fianco gradisce? Vuoi dire qualcosa? Lui di là, preciso. Io del commento di mia moglie deve leggere. Gì. Oh, Gì. Se c'era meno la gola soddisfatta e nella stanza il cielo si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco. Così è tutto apparecchiato per il cuore, per il palato, sarà bello, bellissimo, bravo gente, lasciarsi vivere totalmente. Come si era? C'è dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre. Qua, è arrivato. Ecco, Marinaldo. Sì, sì. Guarda che succo. Ma Mario però non vuole io lo fare. Mario non è Mario fa. Ma questi chi è? Agnal, spezzatino d'agnal. Ah, spezzatino d'agnal. Buono, buono. È buono, è buono. Se nasconde pure Anna, Nadia, scusa, prima o poi la prendo. Perché funzioni i brividi alla schiena e gli ingredienti buoni. È quasi fatta, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza accende. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore. Thank you.
Michela Barattucci, titolare, cotitolare del ristorante dell'agriturismo Montefreddo, che ci ospita e che ringraziamo per questa ospitalità, ovviamente ci presenta il piatto che abbiamo appena degustato, ossia lo spezzatino d'agnello, e il piatto tipico o topico del locale, ma anche di Palmoli. Prego. Allora, avete gustato lo spezzatino d'agnello, che è un piatto tipico palmolese. Allora, lo spezzatino d'agnello viene fatto con carne, per l'appunto, d'agnello, tagliata a pezzettini e fatto soffriggere bene con dell'olio d'oliva. Dopodiché viene messo un soffritto di carote, sedano, cipolla e aglio, e dopo alla fine viene aggiunto un passato di pomodoro. Come per l'appunto abbiamo detto, è un piatto tipico palmolese che sin dall'antichità è sempre stato fatto e proposto per i palmolesi. Diciamo, non c'è ricorrenza di qualsiasi manifestazione, festa che non manca sui piatti sul tavolo dei palmolesi. La sua particolarità è che in ogni occasione che viene proposto viene gustato tra gli antipasti e prima della pasta. È un piatto che va ad intervallo proprio perché per il... Tra gli antipasti e prima della pasta? Sì, e proprio non viene servito come secondo piatto. Ah, beh, questa è una novità. Grazie Michele. Niente, grazie a voi, spero vi sia piaciuto e buon proseguimento. Grazie. Invece presenta la signora, prego signor Sacco, vabbè, tutte e due, il secondo piatto, che è la polpa di ventricina arrosto, che è un'altra particolarità per palmolese. Abbiamo saputo che questo vostro spezzatino, come particolarità palmolese, viene addirittura servito prima del primo. Prima del primo. Invece, per quanto riguarda la ventricina, che noi tutti degustiamo in modo diverso, qua a Palmoli addirittura l'arrostite. Come mai? Questa è la prima preparazione dell'insaccato della ventricina, quindi viene arrostita anticamente prima di insaccare questa polpa di carne, l'assaggiavano, la mettevano sulla brace. Noi nel 2003 abbiamo così iniziato in sordina praticamente e abbiamo cominciato questa sagra. E poi si è prolungata per 10 anni e abbiamo visto che è andata avanti e la gente partecipava con molto interesse perché piaceva. Quindi voi che fate? La mettete proprio da parte sta carne? Cioè non la mettete dentro? No. Viene tagliata la carne a pezzi, poi viene condita con la polvere di pepe, sale e finocchio. Resta per un giorno così tutta salata e aggiustata e poi si mette sulla brace e si mangia. Grazie, lei che è un cultore un po' di queste... No, ma un assaggiatore. Ma sappiamo i motivi, diciamo, storici per cui i palmolesi, diversamente da tutti gli altri popoli, arrostiscono sta ventricina? Guarda, il motivo storico sinceramente non te lo so dire, però so che da sempre, insomma, si è fatta questo tipo di preparazione, che poi, come ha detto Bruno, è la carne che si insacca poi della ventricina, aggiustata in questo modo, che poi è una preparazione, mi sa che deriva anche dagli arabi, che aggiustano un po' con il pepe. Stasera noi avevamo, il sindaco e io avevamo invitato Di Lello, che è il presidente dell'Accademia della Ventricina,
per capire, però purtroppo lui mi ha chiamato dicendomi che non gli era possibile venire, per capire i motivi proprio storici, culturali, perché solo voi fate questo tipo di piatto. Avremo nell'ambito dei 35 comuni forse 5-6 se non di più comuni che ci faranno degustare la vendricina. Dice il sindaco che voi fate anche questo, però voglio dire, avete questa particolarità. Sì, perché è una carne che praticamente si mangia solo in quel momento, cioè nel giorno che va dalla preparazione della carne fino all'insaccamento, non so come, insomma, come dire, e in quei 2-3 giorni si mangia questo piatto. Questa è un'altra particolarità, non può essere... No, per il resto dell'anno non si prepara mai la carne di maiale aggiustata così. Adesso si è cominciato a fare perché comunque è buona, però era la particolarità che si mangiava in quei 2 giorni, si conserva. Servavano quelle piccole pezzi di carne per mangiarla così sulla graticola e l'inverno, per assaggiare se la carne era buona, insomma si mangiavano al momento aggiustata così. Era una particolare, grazie. E adesso, come prevede il regolamento, abbiamo noi scovato un paio di persone che hanno mangiato, un paio di persone dal pubblico, diciamo dai commensali. E c'è con noi Danilo Bolognese che ha degustato tutti e due i prodotti, però vuole parlare a favore di quale? Del primo prodotto, dello spezzatino d'agnello, sì. Lo spezzatino è un prodotto che ha forti particolarità palmolesi, diciamo è uno dei piatti principali della cucina palmolese. Su questo prodotto si sono fatte sagre, si sono fatti eventi, perché come si diceva anche prima è un prodotto che va servito prima dei primi, quindi è una chicca a tutti gli effetti. Come le città che si affacciano sul mare servono i prodotti più freschi del pescato prima di tutto il resto, così a Palmoli si serve questo spezzatino prima di tutto il resto. La carne insieme al sugo, che è una parte fondamentale, diciamo, del piatto, conferiscono appunto un sapore unico, ecco, che pochi riescono a replicare. Questo ne va anche un po' delle mie origini palmolesi. Ma a te perché piace, a parte per le origini? A me, io sono un amante della carne, e la carne insieme al sugo e una fetta di pane può sembrare la cosa più semplice da presentare, ma a volte nell'essenziale si nasconde l'effimero. Ecco. Avendo parlato Danilo a favore del primo, ecco, dello spezzatino, adesso invece abbiamo questa signora che è di... Di Vasto. Ecco, che è di Vasto, che parla a favore della polpa di ventricina. È la prima volta che la mangia? Sì, è la prima volta che la mangio e devo dire che a me è piaciuto tanto, è piaciuto, facendo una battuta, anche perché l'ha mangiato mia figlia che non mangia mai nulla, per cui è tutto dire. È piaciuto soprattutto il contorno in agrodolce del frutto, che con l'aceto, limone e un po' di olio. E poi anche per la caratteristica che è un carne pronta per come la ventricina, però con cotta a mo' di ventricina, il che non dispiace. È stato, devo dire, si può rimangiare di nuovo ed è positivo. Allora la invitiamo alla sagra delle polpe della ventricina all'abbraccio il 9 e il 10 agosto all'interno del cortile del Castello Marchesale a Palmoli, su in paese però. Quello sì, il castello lo conosco, per cui va benissimo la location e andrò e tornerà. E tornerò sicuramente. Porterò anche mia figlia che non mangia nulla e che quindi sarà soddisfatta anche dal punto di vista culinario. Francesco Nero ha portato 3 elementi della squadra femminile, il sindaco già ha detto che sareste stati qua e diciamo, tu sai che ti devo chiedere, oggi è la festa della donna. Ma com'è che fate uno sport maschile voi? Vabbè, questo sport a me piace fin da quando sono piccola, sono 7 anni che gioco con loro e posso dire che siamo una grande famiglia, perché ci divertiamo, scherziamo tra noi e voglio dire a tutti quanti che il calcio ad oggi come oggi è anche donna. E se l'anno prossimo vincete il campionato? Si spera di andare in Serie B,
grazie ai nostri sacrifici e ai sacrifici della dirigenza. Ma questa è la dirigenza, poi vi dovranno mandare con l'aereo in Sicilia. Il dirigente più generoso è Francesco Nero. Bravo. No. Sì, è il nostro cocco. Ah, il nostro cocco. Inquadriamo il cocco. Però ne vale solo lavorati, Allora io ho invitato a questa serata di Palmoli due miei amici con le relative consorti che vengono da lontano, diciamo, sono fuori del Vastese, da Casoli e da Tessa. E quindi vorrei sentire da questa signora di Casoli, per esempio da Antonella, cosa pensa di questa serata. Cosa dire di questa serata? Noi abbiamo parlato un po' al tavolo e abbiamo detto che questa è veramente una bella serata, si è creata una bella situazione, abbiamo mangiato benissimo, il locale è molto ben fatto, è molto ben messo, l'abbiamo trovato accogliente, disponibile. E niente, ringraziamo Razio per averci invitato e speriamo di poter andare ad un'altra serata. Grazie. E adesso procediamo allo sfoglio, cioè a vedere quale dei due prodotti ha riportato più voti. La ventricina. Spezzatino. Agnello, ventricina, spezzatino. E l'unanime dai. Spezzatino. Allora, hanno preso 86 voti lo spezzatino d'agnello, un voto nullo e 25 la polpa di ventricina. Quindi chiedo al sindaco di proclamare il prodotto topico di Palmoli. Proclamo prodotto topico di Palmoli lo spezzatino d'agnello alla palmolese. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. Però prima vi dobbiamo dare una cosa, dove sta Filomena? E adesso l'organizzazione, per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa serata, prega la graziosa Filomena D'Addario di consegnare come omaggio questi libri, che sono libri che raccontano la storia della vallata del Trigno. Quindi Filomena, un libro ti prego di donarlo ai signori della Proloco, un altro a Fiorenza che ci ha parlato prima, un altro a Gino Maggiore che è quello che ha portato molti ospiti da fuori, Michela che ci ha ospitato e chiaramente al sindaco che è stato così